Cari tifosi giallorossi, amici di portalecce.it, ci ritroviamo per commentare il pareggio del Lecce in casa del Foggia per 2-2 in un derby che si attendeva da oltre 20 anni in Serie B. Una partita che si era messa male, soprattutto all'inizio del secondo tempo quando il Foggia ha raddoppiato andando in vantaggio per 2-0, ma che poi il Lecce ha saputo riprendere. Una partita che il Lecce forse alla fine dei conti avrebbe potuto anche vincere se avesse osato di più e soprattutto se la Mantia non avesse fallito il gol del 3-2 che avrebbe regalato una grandissima gioia ai tifosi del Lecce, ma chi si accontenta gode. Il Lecce ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra che può anche giocarsi le partite fino all'ultimo minuto, che le partite le può anche dominare, le può anche vincere, ma semplicemente se ha la voglia di farlo e se sfodera le sue armi migliori, che sicuramente non sono la timidezza. Credo che a questo punto sia opportuno però sentire un commento tecnico più dettagliato da parte dei nostri collaboratori, a cui cedo la linea. Tutti a chiederci che campionato farà il Lecce. Sarà un campionato che ci farà sognare veramente oppure sarà un campionato tranquillo? Non lo so perché ancora siamo agli inizi, la stagione è lunga, però fino ad oggi possiamo dire con certezza che questa è una squadra che se la gioca contro chiunque e ovunque. L'ha fatto a Verona, a Benevento, a Foggia, in casa stesso col Palermo pur perdendo. Alterna a grandi prestazioni e a prestazioni scialbe, però questo lo ripeto, è una squadra nuova. Parecchi giocatori sono arrivati quest'anno, quindi bisogna dar tempo all'allenatore di sistemare, di dare un'impronta sua alla squadra. Leggo che lui sbaglia i cambi durante la partita, che sbaglia la formazione iniziale, però questo fa parte del gioco. Noi dovremmo essere gli ultimi a parlare perché, lo ripeto, quando sei in tribuna o davanti al televisore è facile. Chi meglio di Liverani conosce i suoi giocatori, li allena ogni giorno e quindi conosce pregi e difetti. L'unica cosa dolente veramente che mi fa pensare è la difesa, terza o quarta peggior difesa del campionato, e lo ribadisco, con una difesa che prende sempre gol i grandi sogni non si possono avverare. Sta a Liverani adesso sistemare questa pecca difensiva, lui l'ha dimostrato alternando i giocatori, Cosenza, Bovo, e quindi questo è un compito arduo per lui, perché se riesci in questa impresa veramente un grande allenatore, dare consistenza alla fase difensiva. Grazie per il tuo aiuto. Adesso ovviamente non mi resta che indicare il migliore in campo, che anche questa volta per me è stato Marco Mancosu, è un giocatore stratosferico, davvero di un'altra categoria, non solo per il gol del momentaneo 2-1, ma soprattutto per il suo protagonismo, il modo di stare in campo e di gestire la fase soprattutto offensiva del Lecce, ma aiutare anche quando occorre contenere. Non mi resta davvero che salutarvi, ma ricordandovi che il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Crotone poi ci darà la possibilità di rivederci subito dopo, giovedì, per il commento tecnico di questa nuova sfida dei giallorossi. Ciao, a presto e forza Lecce!